Amici della Slive, l'avrete già riconosciuto, il grande Silvano Fontolan, ex Giallo Blu. È stato un sabato benefico a Povegliano Veronese, Fai Gol per un Sorriso, un evento appunto per aiutare chi ne ha davvero bisogno. Ma noi come gruppo dei Bindun siamo molto vicini a queste problematiche e spesso volentieri andiamo a fare di queste partite di beneficenza e siamo contenti di essere qui. Nel momento invece attuale del Verona, ultimo in classifica dopo 12 giornate, lo segui qualche volta in televisione, ti chiedo qual è il tuo punto di vista? Lo seguo sicuramente, però lo seguo, il primo risultato che chiedo è quello del Verona e mi piange il cuore vedere la posizione di classifica, però bisogna cercare di tirarsi su e di bucarsi le maniche e aiutare l'allenatore, perché in questo momento mi dà l'impressione che anche lui stia soffrendo questa situazione. E niente, bisogna venirne fuori il più presto possibile perché è difficile. Ecco, ultimo posto in classifica, nonostante ciò, nonostante zero vittorie, la società ha deciso di dare fiducia ancora a Mandolini. Ma delle ultime 5 partite, delle ultime 5 squadre è l'unico che non è ancora stato cambiato, evidentemente c'è riconoscenza per quello che ha fatto e cambiare secondo me diventa un salto nel buio, quindi se hanno riconfermato speriamo che sia così, speriamo, ha bisogno di una vittoria, ha bisogno di trovare un attimino di entusiasmo, di morale. E speriamo che sia la prossima, anche se è difficile. Quanto è mancato Luca Toni secondo te? È importantissimo, l'anno scorso Luca quando prendeva la palla la buttava dentro, quest'anno la squadra fa fatica a far gol, quindi speriamo che lo recuperino presto perché serve. Chiudiamo con un saluto ai tuoi ex tifosi che ti ricordano sempre con grandissimo affetto. Ma io ci ho lasciato il cuore a Verona, Verona è stata una città indimenticabile per me, aiutiamoli. Posso fare un invito ai tifosi di stare vicini alla squadra, ma lo sono tuttora, lo sono con voi perché vedo le partite, le seguo e vedo che sono molto attaccati alla squadra.